I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera a Corrado Formigli, conduttore qui sulla 7 di Piazza Pulita, ti rivedremo dopodomani. Buonasera Brunella Bollolli, bentornata, giornalista di Libero, e buonasera, bentornato buonasera. Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Allora, come sapete, buonasera. Giorgia Meloni è a New York, dove interverrà domani, mentre qui in Italia continua la polemica sul secondo decreto migranti. Subito dopo la pubblicità. Allora, Corrado Formigli, abbiamo detto che Giorgia Meloni è a New York, dove interverrà domani, ma intanto in Italia continua la polemica sul secondo decreto sull'immigrazione. E oggi abbiamo visto una rivolta degli amministratori locali, che sono molto, molto contrari alla creazione di nuovi CPR, quindi centri di rimpatrio, sui loro territori. Però il ministro e anche il governo ribadiscono che si faranno, in ogni regione ce ne sarà uno, e che verranno realizzati nel giro di 2 mesi. Sarà così semplice ed è risolutiva questa scelta, anche perché Salvini dice che le espulsioni saranno molto più facili, ha detto stasera. Ma non è vero, perché i CPR, che sono poi centri di permanenza e rimpatrio, esistono dalla fine degli anni 90, non sono mai stati incisivi per quanto riguarda le espulsioni. I dati ci dicono che i CPR non facilitano le espulsioni, il 45% soltanto delle persone che entrano nei CPR, e non sono molte, vengono poi rimpatriati, gli altri escono, e escono che se erano criminali lo sono ancora, se non erano criminali probabilmente lo sono diventati. Perché vorrei spiegare questa questione, che tu costruisci, aumenti, raddoppi queste strutture, che sono le strutture carcerarie, come ha detto la Meloni, perimetrabili e sorvegliabili, delle carceri. Noi ci siamo entrati dentro con le microcamere, l'abbiamo fatto raccontare da chi è dentro. Spieghiamo che dentro i CPR entrano persone che hanno, accanto a persone che hanno fatto reati, persone che hanno commesso un reato amministrativo, cioè sono entrati nel nostro paese facendo richiesta di asilo, magari senza documento, vengono sbattute lì dentro. Noi, invece di costruire, magari avevano intenzione di entrare, cercarsi un lavoro, provare, diciamo, un percorso regolare di lavoro e di accoglienza, anziché offrirglielo o formarli, costruire un possibile lavoratore di domani, noi li mettiamo in una struttura carceraria accanto a persone che sono criminali, persone che hanno gravi disabilità psichiche, tutti insieme, tutti reclusi. Dopo 12 mesi abbiamo costruito un disadattato, un possibile criminale. Molte volte non riusciamo a rimpatriarlo, non lo rimpatriamo. Allora, se ha diritto, se gli diamo o gli riconosciamo l'asilo politico, abbiamo violato tutti i diritti costituzionali, perché abbiamo messo dentro uno che aveva diritto all'asilo politico e lo abbiamo trattato come un detenuto. Se non aveva diritto, probabilmente è diventato un disadattato, un criminale, lo facciamo uscire, gonfiamo le file, le file dei criminali e delle persone socialmente pericolose. Non capisco qual è il vantaggio per lo Stato italiano. Paolo Mieli, qual è il vantaggio per lo Stato italiano? Tra l'altro stasera trapela anche la notizia che la prossima settimana, lunedì e giovedì, ci saranno 2 nuovi consigli dei ministri che si occuperanno anche di immigrazione, naturalmente. Nessun vantaggio per lo Stato italiano né per l'Europa. Si fa in genere un vertice con dei provvedimenti all'inizio dell'estate, se ne fa un altro alla fine dell'estate, sperando che non continui come è andato tutta l'estate, ed è tutta roba finta, è tutta roba finta, è evidente, nel senso, come
quel vertice, ciò che fu deciso dopo Cutro non servì a niente, come tutta la retorica, andiamo a prenderli. È ovvio, 18 mesi, ma avete idea di cos'è tenere migliaia e migliaia di persone 18 mesi nei campi che ha appena descritto Corrado Famigli? Il CPR? La ricetta non ce l'ha nessuno, o meglio, la ricetta è nella storia, nel senso che anche gli Stati Uniti capitò la stessa cosa, fra la fine della guerra civile e la fine dell'Ottocento arrivarono alla rinfusa, ogni Stato faceva modo suo, era un gran caos, arrivarono tipo 8 milioni di persone. Poi stabilirono un punto di passaggio, Elisaria, ma dove si arrivava? Con i piroscafi, non con i barchini. Certo. La soluzione forse è nella storia, cioè mandare dei piroscafi, delle navi che li vadano a prendere, li portino in un punto preciso, che costano un centesimo di quello che questi disgraziati devono pagare per andare su quei barchini, poi arrivano in un punto dove li si smiste e a quel punto il problema diventa dell'Europa, li si smiste in quantità. Cioè, da Ellis Island a quando fu chiusa nel 1954... 14 milioni ne entrarono. Ecco, non vedo però una prospettiva di questo genere. Però io lo suggerisco. Ecco, Tommaso Montanari, lei cosa pensa? Perché tra l'altro Meloni insiste nel sottolineare che l'Europa ha accettato l'impostazione italiana al problema dell'immigrazione e che bisogna fermare diciamo chi parte, bisogna fermarli prima che partano. Ecco, lei cosa pensa? E, per esempio oggi ha ripetuto il ministro dell'interno francese Darmanin che la Francia non accoglierà nessun migrante da Lampedusa, perché in tutto questo, lo ricordiamo, mancano 9 mesi, quindi pensate, abbiamo ancora 9 mesi per discutere e ridiscutere il tema dei migranti fino alle europee, e ognuno fa il sovranista a casa sua, anche questo ricordiamocelo sempre. Professor Montanari. Non so quale Europa abbia in mente la Meloni, certo l'Europa francese, l'Europa che oggi a Ventimiglia schiera droni, elicotteri, truppe antiterrorismo contro i migranti in un confine dell'Unione, o a un'Europa più larga culturalmente, penso al Regno Unito con la sua nave prigione che sembra inventata da George Orwell, una nave fortezza prigione in cui infilare i migranti tenendoli nell'oceano. Questa Europa è esattamente il contrario dell'Europa che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. È Ma in questa Europa qui, professor Montanari, cosa può fare la Premier Meloni? Allora, la Premier Meloni dovrebbe leggere la Costituzione del paese che governa e dovrebbe adoperarsi perché quel progetto, che è un progetto di civiltà, venga attuato. Oggi l'alto commissario per i rifugiati dell'ONU, Filippo Grandi, che è un italiano, in un'intervista a Repubblica, ha detto che i fondi di cooperazione delle Nazioni Unite sono finanziati dai paesi occidentali solo al 20%. Che cosa vuol dire? Che in realtà non ci occupiamo minimamente dell'Africa. Raccontava che veniva dal Chad, dove ci sono 400.000 profughi, dal Sudan ce n'è più di 1 milione, perché c'è una guerra civile, dal Sudan parte oro, parte petrolio, però non c'è nessuno che veramente voglia investire lì in cooperazione. Lula, il presidente brasiliano, oggi alle Nazioni Unite, ha detto che si spende molto in riarmo, molto in guerra e pochissimo in sviluppo e in cooperazione. Qui c'è un'Africa dimenticata, anzi ben presente negli interessi occidentali e anche di Russia, Cina, degli Emirati, come luogo da spolpare in un'idea neocoloniale. La Meloni dice che un'Europa passa l'idea di fermarli, ma che cosa vuol dire fermarli? Ecco. Vuol dire mettere il dito, anzi diciamo un fucile nel buco della diga, vuol dire pagare la Libia e la Tunisia perché li torturino, oppure vuol dire cominciare a risolvere i problemi di una migrazione di massa che è mossa dal clima, che è mossa dalle nostre scelte. Non potremo fermare nessuno, però, insomma, sono, bisogna imparare a coglierli. Sono tutti processi molto lunghi. Brunella Bolloli, a proposito di Europa, e tutti sono già in campagna elettorale per le europee, oggi il presidente polacco Morawiecki ha detto che il piano della von der Leyen, quello condiviso da Giorgia Meloni, è disastroso, quindi già anche lì la Morawiecki e la sua Polonia, questa sua Polonia, sono amici della Presidente del Consiglio Meloni. Perché la linea della tolleranza zero di Giorgia Meloni non funziona?
Ma intanto bisogna vedere, iniziare a vedere insomma, questa linea della tolleranza zero, perché in realtà non è ancora così operativa. Stiamo parlando di un decreto che è stato appena licenziato, insomma, comunque di due, sì, certo, però insomma, diciamo che le nuove norme relative, ad esempio, ecco, al piano per costruire questi CPR sono recentissime, sono dell'altro ieri, sono di ieri, ecco, quindi non possiamo. Ecco, abbiamo un problema di collegamento. Ci sarebbe da capire dei famosi scafisti che andremo a cacciare in tutto il globo terracqueo, quanti ne sono stati catturati fino adesso? Allora, aspetta, scusami, Brunella, è caduto il collegamento, quindi stavi dicendo. Ci risiamo. Sì, stavo dicendo sostanzialmente che intanto prima bisogna dargli tempo, poi sono d'accordo con il professor Montanari che ha citato l'intervista dell'Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, ma si è dimenticato di dire che in realtà lui apprezza un piano Africa, cioè il piano Africa che è quello che sostanzialmente sta portando avanti la Meloni col suo governo, cioè sostanzialmente cerchiamo di Dice che aiutare non l'ha più i letto paesi ancora, africani per dice che non l'ha evitare. ancora letto dell'intervista, dice Vabbè, non l'ha ancora però letto dice che l'intervista, quindi questo è un facciamogli approccio vedere a lui se lo giusto. apprezza o meno, È un diciamo. approccio Ma non giusto. so, Poi il bisogna fatto che vedere quanto manchino c'è i scritto. fondi è un'altra cosa, ma non è che devi mettere solo l'Italia. E poi c'è sempre il solito ragionamento, no? Che fondamentalmente tutti sono d'accordo effettivamente a parole, ma dicono sostanzialmente aiutiamoli a casa vostra nel senso dell'Italia. Cioè alla fine sono tutti d'accordo nell'aiutare l'Italia, ma a parole. Per cui, come ha ricordato anche Formigli e altri, insomma, la Francia ad esempio mette, no, gli elicotteri, fa i controlli blindati. Quindi di fatto sulla questione che l'Europa si deve muovere, la Meloni sta portando avanti questo e mi pare che insomma qualche risultato quantomeno di facciata lo abbia ottenuto. Poi se c'è un problema tra Commissione e Consiglio europeo per cui si mettono i bastoni fra le ruote tra loro e sono in campagna elettorale e quindi devono cercare di ostacolare l'uno con l'altro, ecco chi ci va di mezzo sostanzialmente è l'Italia, che è quella che ha più migranti. Ne sono arrivati 130.000 soltanto quest'anno, più o meno sono queste le cifre. Adesso, Ecco. poi però in assoluto non sono le cifre, non sono le più alte per l'Italia, le cifre di migranti. Corrado Formigli, cosa stavi No, dicendo? Vorrei dicevo. fare un passo avanti. Sì. Intanto, in queste ore, la Meloni sta incontrando i presidenti di Guinea, Senegal e Kenya all'assemblea annuale dell'ONU a New York e quindi sicuramente si parlerà anche di e soprattutto di immigrazione. Aggiungo anche la questione di Salvini-Meloni, i rapporti all'interno della maggioranza, perché tu hai capito se sono davvero in sintonia, se invece sono l'uno contro l'altro armati, perché in realtà dicono tutto bene, ma abbiamo sentito le cose Allora, disparate in questi giorni. intanto mi pare che ci sia una gara un po' a chi fa più il cattivo in chiave elettorale. Intanto fammi dire che fa ridere dire sono d'accordo col piano Africa. Ma chi è che non è d'accordo col piano Africa? Ma che cos'è questo piano Africa? Noi non sappiamo. La Libia ce la siamo dimenticata, abbiamo perso il controllo. In Tunisia ci fanno partire i barchini da Sfax. Voglio dire, un paese di rimpettaio dovrebbe avere lì tutte le informazioni già disponibili per capire chi sono i trafficanti, da dove partono, che legami hanno col dittatore Saied, le famiglie dei trafficanti di Sfax, da dove arrivano i barchini. Noi ignoriamo bellamente tutto questo, quindi diciamo, prima di fare un piano Africa cerchiamo di sapere che succede sulle coste del Nord Africa perché siamo un po' fuori diciamo, dal controllo della situazione. Tornando a Salvini e alla Meloni, posso dire che di questa vicenda a me colpisce soprattutto una cosa, al di là della gara a chi la spara più grossa, ma io mi domando, ma Matteo Salvini è vice premier, no? Tu sei prima uomo di governo o prima uomo di partito? La Ora, e seconda. spezzo una lancia a favore di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni porta il capo dell'Europa a Lampedusa per farle vedere la situazione. In quel momento rappresenta l'Italia con il vertice massimo dell'Europa. Ma è mai possibile che nello stesso momento il suo vice è a Pontida con la Le Pen? Leader di Che è estrema destra leader francese. dello schieramento radicalmente opposto alla von der Leyen, dove ci sono anche quei mezzi nazisti dell'AfD tedesca. Ma come si fa ad avere un così basso senso delle istituzioni? Cioè, è già qualcosa che, a mio parere, potrebbe presupporre una crisi di maggioranza
grave. Immagino quello che possa aver pensato la Meloni in quel momento, ma io in quel momento sono stato a fianco della Meloni, obiettivamente mi sono sentito insultato dall'atteggiamento di Salvini. No? Avrebbero detto poi che era una passerella, perché poi alla fine se fosse andato Salvini lì avrebbero detto è tutta una passerella. Ma non inviti la Le Pen a fare il controcanto mentre sta a Lampedusa con la von der Leyen per un giochetto elettorale da quattro voti, dai Brunella, abbi pazienza. Ma il senso delle istituzioni, va bene, saranno 8, ma dai. Rapida, poi Mieli. No, dico, lui avrebbe dovuto, secondo Formigli, forse andare a precipitarsi anche lui a Lampedusa e poi gli avrebbero detto che fa la solita passerella. No, non so se è chiaro, insomma, il messaggio è diverso. Se tu porti la nemica pubblica numero uno di von der Leyen sul palco di Pontida, mentre la Meloni, ecco la von der Leyen, e rappresenta quella destra conservatrice che potrebbe essere una sponda per la von der Leyen, e tu vai a fare il giochino di rottura col peggior nemico della von der Leyen a Pontida, essendo il vice premier, c'è un problema, perché prima c'è il governo, prima ci sono le istituzioni, poi c'è il tuo cavolo di partitino, capito? Partitino o partitone, allora, non importa. Ma insomma, Mieli e Montanari, un attimo. Insomma, questa è una storia che va avanti, scusa Corrado, da anni. Quando c'era il governo Conte 1 era un casino, quelli andavano a dialogare con i infatti lo abbiamo denunciato quando andarono con i gilet gialli, no? E infatti spararono contro Di Maio e Di Battista. Denunciamo anche noi, però. Scusa Mieli, poi non ci stupiamo se la Francia dice noi non prendiamo neanche un migrante da Lampedusa. Allora perché dissero, ma la Francia non li prende comunque, perché non è che prima di portare... Ma la Francia ne prende 30 o 40, sono allora, cifre ridicole peraltro. Ragazzi, è una questione di storia, di dimensioni enormi. Sapete, la cosa curiosa mi ha fatto, prima notava lui, 4 voti, no? Che i sondaggi del lunedì davano in ascesa ambedue i partiti, sia Fratelli d'Italia, sia i quali mantengono un perimetro. E il PD? Il PD ha presentato un piano di 7 punti ieri sull'immigrazione, con Elly Schlein, un piano di 7 punti sull'immigrazione. Insomma, devo confessare che non mi sono rimasti impressi per la vita, li dovrò ristudiare, perché qual è il culmine di questo piano di 7 punti? Qual è il culmine della proposta della sinistra? Ma anche regolare i flussi, però, che è una cosa che bisogna fare. I flussi, no? Scusate le parole. Io vi ho detto prima, vi ho raccontato la storia degli Stati Uniti, tipo una cosa del genere. Allora, flussi significa che tu fai degli accordi... No, aspetta un attimo, facciamo finire Mieli e poi Montanari. Fai degli accordi con i paesi come la Tunisia, con il Ghana, e dici ti faccio venire 50.000 persone, me li mandi con la fedina penale pulita, imparano l'italiano... Ma che fedina penale pulita? Ma c'è una rivoluzione. Oggi, nella zona di Haftar, c'è stata una rivoluzione, ma quale fedina penale pulita? Ma chi la va a trovare? Chi te lo garantisce? Il problema siamo noi, qui deve essere fatto gli accordi, dandogli dei soldi, tu gli dai dei soldi e quei soldi spariscono. Montanari. Allora, una cosa sulla ma la questione dei flussi è una questione proprio di base di civiltà. Un attimo, professor Montanari, c'è un studio disciplina un po'. Allora, intanto la differenza è Salvini-Meloni, ha ragione Formigli, sul piano istituzionale non ci sono dubbi, però io credo che quel fronte elettorale si riconosca tutto, anche la base della Meloni, più in quel Salvini che in quella Meloni, e credo che ci sia un interesse comune a tenere a bada quell'orizzonte. In questi giorni quel fronte attacca, mi fa piacere ricordarlo, il direttore del Museo Egizio di Torino, che è un grande direttore perché è stato troppo schierato per la costruzione di una società multiculturale, secondo loro. Tra l'altro è un'istituzione privata, non pubblica, il Museo Egizio di Torino, e oggi sono stati un appello di 100 colleghi del direttore che insomma è bravissimo, deve stare dove sta, finire il suo mandato. Certo. Ma c'è un problema culturale grossissimo nei confronti di una società multiculturale, e qui fra Salvini e Meloni le differenze non ci sono, quindi a me pare più un gioco delle parti, oltre alla concorrenza di bottega. Il piano del PD invece a me piace.
E devo dire che si dice a ragione a volte che il PD di Elly Schlein non è chiarissimo, ma questa volta è molto chiaro. Ci sono alcuni punti fondamentali. Il punto 6, per esempio, che ho qua di fronte a me, è proprio l'idea di creare canali di accesso legali. Cioè il PD ridiscute anche in modo autocritico non solo la Bossi-Fini, ma tutta una serie di leggi, pensiamo a Minniti, pensando che il problema vero è aver precipitato l'immigrazione nell'illegalità, equiparandola a un crimine da cui è una cosa che si dice da 35 anni, sì, professor Montanari, anche il, questa. Cioè, sempre tutti d'accordo. Però, certo, ma lo si dice insieme a una serie di altri punti che a me sembrano concreti, una Mare Nostrum europea vera e poi veramente la cooperazione in Africa. Sono 7 punti chiari, cioè si sa se il PD va al governo che cosa fa. Io non ho grandi simpatie per stasera il PD. Stasera mi le rileggo perché se sì, sono chiare, professor Montanari. Non così chiari, Bololi. A me non sono male per nulla. Sì, i punti del... Allora, sulla cosa sono... Ahi, abbiamo di nuovo un problema di collegamento. Brunella Bololi, ti ridò subito la linea appena eccoti qua, sei di nuovo con noi. Brunella Bololi. Sì. Allora, dicevo, su una cosa sono tutti d'accordo, centrodestra e centrosinistra, cioè superare il Trattato di Dublino, no? Perché mi pare che sia il primo punto anche del PD ed è quello sul quale tutti, diciamo, cooperano, diciamo, a parole, perché il Trattato di Dublino è quello del paese di primo approdo, per cui l'Italia alla fine si ritrova sempre comunque, essendo il paese di primo approdo, ad avere poi più migranti. Ma poi dall'altra parte c'è un po' di fuffa, diciamo, perché appunto è sempre la solita cosa, cioè abolire la Bossi-Fini, che anche il centrodestra deciso che comunque deve essere superata la Bossi-Fini, poi regolare i flussi e poi questa cosa dell'integrazione diffusa, che in realtà diffusa cosa vuol dire? Indiscriminata, cioè vuol dire accogliere tutti, quindi anche gli scafisti. No, cioè no. Sostanzialmente no, questo non c'è nei 7 punti letti. Ma queste sono, scusate, io vorrei ricordare una cosa. Facciamo però solo finire Bololi, poi ti do subito la parola. No, poi voglio dire, c'è anche un'altra, ad esempio, proposta di legge che affirma Schlein, non è nei 7 punti, magari qualcuno non se la ricorda, ma che sostanzialmente vuole dare persino la pensione, no? La pensione ai migranti, quindi è una serie di cose di questo tipo. Cioè su quello su cui alla fine poi possono essere d'accordo è quello di regolare i flussi, cioè quello che sostanzialmente fa parte degli accordi bilaterali dell'Italia con altri paesi per una manodopera regolare il più possibile. Allora, ecco, ma che cosa fare invece con l'irregolare? Ad esempio il PD non lo dice. E poi la Mare Nostrum avevano un ministro che era Minniti e sostanzialmente l'hanno respedito a casa. Perché? Perché era troppo di destra. Ecco, a proposito di pensione ai migranti, se i migranti hanno pagato i contributi è chiaro ed è giusto che abbiano la pensione, questo mi sembra più che evidente. Senti Corrado, rapido, sì, ma poi ti vorrei portare invece sulla comunicazione di Giorgia Meloni, perché tu hai detto che la Presidente del Consiglio ha un problema con il giornalismo critico. E, tra l'altro oggi abbiamo visto un gran caos in Rai per l'ex Presidente che ha avuto una trasmissione radiofonica su Radio Rai 1 e ha invitato un medico sospeso perché è un Novax che ha discettato su vaccini, ha detto che con i vaccini, i richiami, ci iniettiamo delle sostanze tossiche, dannose, insomma, senza nessuno che ha dato voce a un mondo che è un mondo anche molto vicino al partito del Presidente del Consiglio. Voglio ricordare che ci abbiamo messo molti, molti mesi a capire se Giorgia Meloni si fosse vaccinata o no. Insomma, a un certo punto ha dovuto dire che si sarebbe vaccinata, insomma, che lei abbia espresso scetticismo nei confronti dei vaccini a tempo del Covid, lo sappiamo bene questo, così come Matteo Salvini. Quindi io ho sentito quella trasmissione in radio, quello stamattina che mi colpisce non è tanto le tesi espresse, ma che di fronte a delle tesi pseudoscientifiche non ci fosse qualcuno a contrastarle, uno scienziato vero a contrastarle, si sia data una tribuna senza un contraddittorio. Questo mi è sembrato un errore. In generale sulla Meloni... Cioè Meloni non ha ragione quando dice che c'è un pregiudizio di tanti giornalisti. Beh, alla faccia del pregiudizio, c'ha 3 reti private e 3 reti pubbliche che non fanno che fargli le sviolinate, quindi c'ha 6 reti in televisione in cui gli fanno le sviolinate, alla faccia del pregiudizio. C'è un pregiudizio io a favore. Mi limito a dire che più che un pregiudizio, noi ci limitiamo a dare un giudizio. 30 miliardi promessi nella manovra economica, quanti ne arriveranno? 6, 7, vediamo. Blocco navale, fermiamo gli sbarchi, tutta colpa di quelli che c'erano prima? Vediamo come stanno andando le cose. Questo non è pregiudizio, questo è un giudizio. Mi farebbe piacere che Giorgia Meloni venisse sulla nostra rete, ovunque, da te, da me,
da Giovanni Floris, da Enrico Mentana, da dove vuole andare, a farsi intervistare con delle domande che siano degne di questo nome, insomma, no? Non quelle pagliacciate, scusate, che abbiamo visto un po' in giro, in cui gli si dà un microfono e gli si fa dire tutto quello che vuole. Ecco, possiamo chiederlo questo alla Presidente del Consiglio? Potrebbe accettare questo? Questo io domando sommessamente, non so se tu ti associ a questa richiesta. Quando le persone vengono, le persone che abbiamo ospitato, leader politici, li presento, ve li presento a voi spettatrici e spettatori, finché questo non accade continuiamo a fare il nostro dovere lo stesso. Paolo Mieli, ma c'è un pregiudizio negativo nei confronti di Giorgia Meloni o c'è un pregiudizio a favore, come diceva il professor Montanari? C'è un suo pregiudizio negativo nei confronti dei giornali, in parte motivato dal fatto che con lei, giornalisti, parlo dei media, non solo dei giornali di carta stampata, per cui ha preso questo atteggiamento, che secondo me è antioccidentale, di non farsi intervistare da giornalisti che la incalzino. Io trovo che questo... giornalisti che facciano il loro mestiere. Da giornalisti che facciano il loro mestiere. Non voglio dire che Vespa, che l'ha intervistato, non è uno che sa fare il suo mestiere, però uno deve farsi intervistare anche da giornalisti ostili, nel mondo civile, quello a cui siamo abituati. Secondo, per le cose che diciamo dell'ex presidente della RAI, io per parte mia non accetto mai di partecipare a dibattiti dove c'è solo una voce. E in più quella è una voce così, insomma, irregolare, non si fa, è una cosa anche quella da paese incivile, non si va in dibattiti dove non ci sia uno che pensa cose diverse dall'altra, meno uno. Professor Montanari Bolloli o Bolloli Montanari? No, vorrei dire, ma perché Lichtlein... Ah, scusi professore, prego. Vai Bolloli. No, volevo dire, ma scusate, Lichtlein, che è stata incalzata benissimo da Lilli in questa trasmissione, però c'era Massimo Giannini, non mi pare che ci fosse un giornalista di Libero, del Giornale o della Verità a fare delle domande, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che però è Lichtlein, che è la segretaria del Partito Democratico da 6 mesi, è venuta in una trasmissione e ha accettato tutte le domande. Sì, bene, però al di là della padrona di casa, però non si è fatta intervistare da un giornalista di un giornale, magari che poteva incalzarla, no. Ma c'era Massimo Giannini, che è direttore della Stampa, ma sicuramente non è, diciamo, considerato un giornale di centrodestra. Lasciatemi ricordare che non è un problema di giornalisti di destra, di sinistra, di centro. Giornalisti, quando hanno davanti un leader politico o una persona che ha delle responsabilità pubbliche, fanno le domande e fanno magari anche la seconda domanda. Questo però era per dire che anche dall'altra parte, anche altri leader, insomma, cercano un po' di farsi intervistare da chi vogliono loro. Non è solo un problema di Giorgia Meloni, questo intendevo dire. Allora lei, Lichtlein, è andata benissimo nel caso specifico, ma comunque. No, scusa, volevo solo far intervenire Montanari perché poi devo chiudere. Sì, la Meloni ha un problema con la libertà di stampa e con gli standard occidentali. Bisogna dire, a onor del vero, che anche Mario Draghi non si concedeva molto a interviste incalzanti e contraddittori. C'è un problema un po' del rapporto fra potere e stampa in Italia, che è andato peggiorando, e su questo bisognerebbe fare una riflessione generale. La Meloni è un caso particolare, però Draghi, che era diverso per certi versi, non era altrettanto disponibile. La riflessione è a tutto tondo, direi. Ecco, Paolo Mieli, siccome è uscito il tuo nuovo libro, Il secolo autoritario, edito da Rizzoli, sottotitolo Perché i buoni non vincono mai, e oggi chi sono i buoni che non vincono mai? Noi, le persone che amano la libertà, la democrazia, la libertà d'espressione. Non è mai il nostro momento. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutti, ma dopo tutti, pensavano che sconfitto il nazismo e il fascismo fosse arrivato quel momento. Dopo la fine della guerra fredda, di nuovo tutti, ma proprio tutti, ma i buoni non vincono mai, e quindi stiamo sempre da capadoglio. Adesso sì, riassumo detto, per non annoiare, e poi per lasciare curiosità e certo, far comprare per saperne di più il ma secolo autoritario. La domanda è proprio questa: come mai perdiamo sempre? È leggere e capire. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché ci chiediamo se è vero che l'Europa lascia l'Italia sola. I numeri non dicono esattamente questo, guardate.
fronte alle immagini drammatiche che arrivano da Lampedusa, dice Matteo Salvini che l'Italia è l'unico paese in Europa con un'immigrazione di queste dimensioni. Anche Giorgia Meloni ama ripetere che l'Italia viene lasciata sola a fronteggiare l'emergenza sbarchi. Questo non ci aiuta nei rapporti con gli altri paesi, che non sono affatto disposti a riconoscerci lo status di principali vittime della pressione migratoria. E i dati di fatto, per la verità, danno ragione a loro. In Germania, ad esempio, il numero dei richiedenti asilo è stato quest'anno quasi il doppio che in Italia. Secondo statistiche aggiornate al 7 settembre, nel 2023 l'Ufficio federale per l'immigrazione ha già ricevuto 220.116 richieste d'asilo contro i 115.000 sbarchi registrati in Italia. Non è neppure vero che la Germania si scelga i rifugiati, mentre noi subiamo i flussi decisi da altri. Ai tempi di Angela Merkel il contingente più importante di rifugiati era composto da siriani, che adesso però in Germania sono meno di un terzo dei richiedenti asilo. La maggioranza è composta da afghani, turchi, iracheni, iraniani, somali, eritrei, georgiani, per non parlare del milione di ucraini che in Germania hanno trovato riparo. Anche Spagna e Francia hanno subito una pressione superiore a quella dell'Italia. In rapporto alla popolazione, hanno accolto più richiedenti asilo di noi anche Cipro, Austria, Estonia, Lussemburgo, Slovenia, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria e Irlanda. Non ha dunque molto senso e non aiuta accusare gli altri di egoismo. Forse ci sarebbe invece qualcosa da imparare. In Germania, ad esempio, per decidere se accogliere o respingere una richiesta d'asilo ci vogliono in media 4 mesi. In Italia ci vuole anche 1 anno e talvolta 2 per il primo appuntamento. Siamo in chiusura, grazie professor Montanari, grazie Brunella Bolloli, grazie Corrado Formigli, grazie Paolo Mieli. Ricordo il tuo nuovo libro, Il secolo autoritario, pubblicato da Rizzoli. Grazie spettatrici e spettatori, in linea Giovanni Floris, state con noi perché torna oggi Giovanni Floris col suo Di martedì. Noi ci vediamo come sempre domani, 8:30, arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.